Si sono calati all'interno del serbatoio della fortezza per effettuare assieme ai tecnici controlli della struttura che si trova sotto al prato della fortificazione. A scendere nel gigantesco serbatoio 40 metri per 40 metri che conta 6 metri di altezza sono stati il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. Il serbatoio è sostanzialmente sano, c'è qualche problema di ossidazione dovuto all'ambiente aggressivo, ma niente a mio avviso di particolarmente grave, ha detto il primo cittadino di Arezzo. Il collaudatore ha predisposto un sistema di mire ottiche per fare una prova di carico che consisterà nel portare gommoni d'acqua sul prato per aumentare il peso e controllare la reazione del solaio. Desidero ringraziare i tecnici che hanno partecipato al sopralluogo, la società Nuove Acque e i tecnici del comune che hanno consentito, senza creare inconveniente di servizio alla popolazione, conclude il sindaco Ghinelli, di effettuare la verifica rendendo disponibile il serbatoio per qualche ora. La capacità del serbatoio è di circa 8-10.000 metri cubi. La verifica ha interessato il solaio a soffitto della struttura, sostenuto complessivamente da 49 pilastri. Un'operazione resasi necessaria a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'area che vedono sopra al serbatoio il parterre del palco per gli spettacoli all'aperto.